Iniziamo, buonasera a tutti. Se per favore quando entrano i ritardatari gli indicate che c'è un foglietto da prendere. Come vedete stasera il foglio è triplo, nel senso che noi stasera faremo praticamente 5 profeti, solo che di uno, di profeta Abacuc, faremo una mini lezione, perché Abacuc, anche se piccolino come profeta, però ha un testo famoso che poi è stato ripreso da San Paolo nella lettera ai Romani. Primo profeta minore, vengono chiamati profeti minori. Il primo profeta che stasera così presentiamo, poi dopo se avete tempo di leggerlo, va bene, è Sofonia, profeta Sofonia. E Sofonia svolge la sua attività profetica in un periodo in cui l'impero assiro comincia a perdere i colpi nella sua potenza e a Giuda, nel regno di Giuda, quindi sempre al sud di Israele, c'è un re bravo, molto pio, molto attento alla Bibbia, ed è il re Giosia. E Sofonia si colloca in questo periodo. Siamo nel 630 avanti Cristo. Ma la cosa strana, Sofonia non partecipa alla riforma liturgica cultuale del re Giosia. Non ci partecipa. È un fenomeno abbastanza curioso. Lui non si legge, non si vede dai testi un suo coinvolgimento in tutto quello che è stata la riforma di Giosia. E lui, Sofonia, è quasi contemporaneo di Geremia e tutti e due stanno operando a Gerusalemme nel 626. Quindi c'è un periodo del popolo ebraico dove ci sono parecchi profeti che più o meno sono contemporanei e svolgono attività. Nel titolo del libro c'è una formula tipica che indica che il profeta ha ricevuto la missione dell'annuncio della parola. La formula è: la parola di Dio venne rivolta a Sofonia. Ecco, questo libro comincia così. Lo dico perché poi dopo invece avremo gli altri profeti che questa frase non c'è. Noi non sappiamo quasi nulla personaggio, della figura di Sofonia, è soltanto il periodo in cui lui opera. Quello che già vi dico adesso, dopo avremo modo di dirlo quando faremo un riassunto dei 4 profeti. È importante quello che dirò stasera. Cioè, Sofonia viene e svolge la sua attività in un periodo ben determinato, la parola di Dio gli viene rivolta per un compito ben determinato ed è in una situazione ben determinata. Sentite quante volte ho ripetuto ben determinata, è importante questo, cioè questa collocazione in un periodo ben preciso. La parola viene rivolta perché si vive in quel periodo ben preciso e
c'è una situazione ben definita. Chi ha scritto questo libro, che ci è, come ci è pervenuto? È probabile che i libri siano stati compilati da lui? Pare di no, pare di no. A lui appartengono gli oracoli, che sono brevi, succinti e legati, come sempre ho detto prima, a un ben determinato periodo. Poi succede probabilmente che durante l'esilio gli oracoli vennero riuniti e ricomposti nel libro secondo la struttura che hanno ricevuto. Qual è il messaggio di Sofonia? Di solito i profeti avevano la funzione di consolare, di incoraggiare il popolo ebraico per il modo, per il tempo in cui vivevano. In realtà invece Sofonia fa il rovescio, diventa quello che di solito anche Geremia si rifiutava di fare, il profeta della sventura, cioè che lui che annuncia disgrazie per il popolo ebraico. E espone cioè lui il giudizio di Dio, che è un giudizio severo, perché ritiene che il popolo sia il responsabile principale della sua situazione storica che vive. E quindi Sofonia parla questo famoso del giorno di Yahweh, che non è un bel giorno. Tant'è vero che, qui ho messo tra parentesi, ed è interessante, che il dies irae della messa funebre, che noi oggi, non so se ancora viene recitato, non so, dies irae, il giorno di Dio sarà quel giorno, cioè, pensate un po' al giudizio universale di Signorelli di, oppure del, no, quello Fiamminghi, pittura Fiamminghi, sono tremende. Beh, il dies irae è ispirato alle parole di Sofonia. Sofonia è un uomo saggio, è realista e vede, annuncia che Gerusalemme verrà distrutta, ma interpreta questa distruzione di Gerusalemme con gli occhi della fede, per cui vede in questo fenomeno della distruzione, ci vede come la mano di Dio che castiga, che punisce questa l'apostasia, cioè l'infedeltà del popolo ebraico. E soprattutto, anche qui sembra una nota politica, sociale, Sofonia accusa e quindi dice: verrete distrutta, Gerusalemme verrà distrutta per la sua mancanza di fraternità, di solidarietà tra le persone. Questo giudizio di Dio non giunge improvvisamente, viene continuamente annunciato, preannunciato da Sofonia, ma i capi di Gerusalemme si disinteressano, dormono, pensano, e qui c'è una frase molto forte, pensano ai loro affari. Avrebbero dovuto trarre le conseguenze da quanto era accaduto alle altre nazioni, perché Sofonia dice: guardate che cosa è successo alle altre nazioni, beh, prendete le misure anche voi,
non vi comportate come quelle nazioni, ma i capi di Gerusalemme si disinteressano. Anzi, addirittura tirano le conclusioni opposte i capi di Gerusalemme. Non si rendono conto di un aspetto con cui anche Gesù ci ha dovuto da combattere. Voi immaginate quanti secoli è durato, no? Vi ricordate quando i farisei parlavano con Gesù, diceva: ah, noi abbiamo Abramo per nostro padre, quindi noi siamo una botte di ferro, siamo tranquilli, no? Quindi loro avevano fatto della elezione, della scelta di Dio del popolo ebraico come suo popolo, l'aveva fatto un privilegio, non una responsabilità, non un impegno, ma l'avevano tradotto soltanto come un privilegio. Uno dice: noi siamo un popolo di lusso perché Dio ci ha scelti. Invece Dio l'ha scelti non per tirarli via dalla storia, ma per essere come un segno e una mano di Dio a costruire, è quello che poi Gesù chiamerà il regno. E quindi Sofonia richiama il popolo, richiama i sacerdoti, richiama i capi di Gerusalemme a un atteggiamento di umiltà. Umiltà. Forse è una parola che noi abbiamo sentito anche in questi giorni con Maria, ma l'umiltà, attenti, è più che una virtù, è un atteggiamento di vita. È importante. Noi purtroppo siamo sempre moralisti, abbiamo ridotto l'umiltà a una virtù, ma non è una virtù l'umiltà, è un modo d'essere, un modo di sentire la vita, un modo di sentire se stessi, il rapporto a Dio. Sentire il proprio limite. Ma questo limite diventa il luogo dell'incontro con Dio. Questa è l'umiltà. Per cui aveva ragione un mio professore che diceva: noi dovremmo dire sono umile e me ne vanto. Sono umile e me ne vanto. Quindi le persone umili sanno che la loro vita è rapportata, è legata alla vita, alla storia di Dio. Tutto dipende da Dio. Sofonia, pur essendo destinato ad essere un profeta di sventura, però finisce il suo libro con una luce, con un annuncio di speranza, e dice che questo popolo sarà, nonostante che cadrà in disgrazia, però andrà a finire bene grazie a quello che lui chiama popolo umile e povero, ma che in altri autori viene chiamato il resto di Israele. Il resto di Israele. E questo è Sofonia. Adesso vi presento un altro profeta, si chiama Nahum, e naturalmente è un profeta sconosciuto, un testo brevissimo, pochi versi, ma ha una caratteristica, Nahum.
non è un profeta per vocazione, o vengo chiamato profeta della salvezza, ma è un profeta di professione. E quindi che si differenzia molto da per esempio dalla sofonia. Tanto è vero che anche nel suo libro, La prova del nove, sta che Nau non comincia con quella frase famosa che dicevo prima: la parola di Dio venne rivolta a Nau. Non c'è questa frase. E già la mancanza di questa frase già ci dice che Nau è un profeta diverso, è un profeta di professione. È brutto dirlo, ma fa il mestiere di profeta. E naturalmente, essendo un profeta di mestiere, di professione, non ha una grande visione futura, ma quasi è di quei profeti che curano e annunciano ancora ciò che è tradizionale. La tradizione. È brutto il suo mestiere, dei profeti di mestiere non è granché, perché i profeti di mestiere corrono il rischio sempre di non essere liberi di quella libertà che gli viene dallo Spirito di Dio, che annuncia sempre altro. Questi girano intorno al Tempio di Gerusalemme, girano intorno ai capi. E ve l'ho detto tante altre volte, quando si sta vicino a queste categorie ci si degna, cioè si perde la dimensione profetica, si diventa funzionali al sistema. Noi siamo profeti, cari signori, siamo funzionali al sistema? Io mi domando tutti i giorni, ma dannoci una regolata, eh? Naun è un'abbreviazione di Neemia. La parola Neemia vuol dire Dio ha consolato. Naum è contemporaneo di Sofonia e di Geremia giovane, quindi Naum opera anche lui verso il 626 a.C. e anche Naum sta a Gerusalemme. Vedete che ammucchiata dei profeti che c'è, no? Tanti in quel periodo. E però Naum è un profeta di professione, e però si presenta al popolo dicendo che lui ha delle visioni. Le visioni, vi ricordate, ce l'aveva anche, anzi il profeta per eccellenza, Ezechiele. Anche lui parla di visioni, che sono modi con cui Dio trasmette, no? Trasmette una realtà, una parola. Il libro che ci è pervenuto è stato composto tra il 633 e il 612, e le cifre sono molto esatte, perché al 612 succede la caduta, distruzione di Ninive da parte dell'impero dei Medi. Poi dopo arrivano i persiani, non so, la storia la conoscete. Il testo è composto da 5 canti racchiusi in 3 blocchi, e nell'ultimo c'è un lamento funebre ma ironico,
pieno di ironia. Cioè, il profeta c'ha la gioia sadica per la caduta di Ninive, della Siria. Ninive era la capitale dell'impero assirio. Messaggio di Naum. Si vede già la differenza, si può dire che Naum è un profeta politico nazionale. Lui ha molta attenzione a vedere e a presentare la Gerusalemme. Lui è più appassionato del regno di Giuda, è più appassionato a questo che invece, per esempio, appassionato al culto. Lui ha una tesi, ha una sua teoria, che Dio agisce e opera anche mediante i popoli pagani. Ma usa i popoli che vengono non con buone intenzioni, ma usa come una specie di manganello, insomma, per a favore però del popolo di Israele, come una specie di correttivo. Quindi l'intervento militare degli altri popoli per lui è l'espressione di un Dio che opera, educa con le maniere forti il popolo ebraico. E naturalmente voi è sempre presente in questi profeti, e Naum, anche lui parla del giudizio di Dio ai suoi contemporanei. Il Signore manifesta bontà e pazienza verso il suo popolo che si rifugia in lui, ma è inesorabile contro i nemici della sua nazione. Ecco, vedete qui il pathos suo, tipico di Naum, molto nazionalista. Ninive verrà distrutta, ma Ninive diventa, anche agli occhi di Naum, diventa il simbolo di ogni potere umano fondato sui presupposti che Dio rifiuta. Ogni potere che somiglia a quello di Ninive è, secondo Naum, destinato alla rovina. Terzo profeta. Sono profeti che forse manco voi conoscevate che esistessero, insomma. Profeta Abdia. Il testo del profeta Abdia. Sul foglio prima c'è Abacuc. Dopo, vi dico dopo il perché ho saltato. Il testo del profeta Abdia è composto da un capitolo e 21 versi, quindi una cosa. E anche questo testo non si parla di vocazione, quindi Abdia anche lui è un profeta di professione, si parla di visione. Quindi il titolo di questo libro è intitolato così, proprio Visione di Abdia. È un nome autentico? Gli esegeti dicono che probabilmente è un nome fittizio, Abdia. È un titolo che serve solo, sì, per indicare un profeta sconosciuto.
Adia quindi fa parte di quelle persone, di quel gruppo di persone che non furono deportate in Babilonia, ma lui rimase in Palestina. Il libro è composto da 5 minacce, oracoli, però a forma di minacce, contro chi? Contro Edom. Edom era un popolo vicino al regno di Giuda. Addirittura la tradizione vuole che questo popolo abbia come capostipite Esaù. Esaù. E in realtà si tratta del popolo degli Idumei, che erano odiatissimi dagli israeliti, questo popolo degli Idumei. Perché ce l'aveva Israele, ce l'avevano gli Idumei? Perché gli Idumei avevano giuito malignamente della distruzione di Gerusalemme, proprio se la godevano. E dice Abdia: sarà punito il popolo di Edom, e usa questa frase tremenda: berrà alla coppa dell'ira di Dio. Il popolo di Edom berrà alla coppa dell'ira di Dio, mentre invece Israele sarà riunito e stabilito e troverà la sua pace, la sua sicurezza sul monte Sion. Voi tenete presente che nella Bibbia si parla sempre nei Salmi, no? Il monte Sion. Il monte Sion era il monte di Gerusalemme, che è il luogo della presenza di Dio. Questo è Dio. Altro profeta, Abacuc. Abacuc è anche lui, svolge la sua attività nel periodo che precede l'esilio, cioè prima della distruzione di Ninive, che è avvenuta nel 612 a.C. Quindi Abaco, anche lui, è un contemporaneo, un po' più giovane di Naum, e che annuncia la distruzione di Ninive. Anche in Abacuc manca la frase tipica: la parola di Dio fu rivolta a. Però c'è una caratteristica. Lui parla, non è un professionista, non è un profeta, perché lui a un certo punto invece parla di, non parla neanche di visioni. Lui parla di contemplare la parola, contemplare Dio. Quindi diciamo che è un profeta che si distingue da tutti gli altri che ho presentato, Abacuc, per questa sua particolarità come contemplativo quasi, non, ma neanche profeta. Abacuc fa parte del gruppo dei profeti, appartiene anche lui a una corporazione di profeti, anche se lui è particolare, e sta a Gerusalemme. E soprattutto lui svolgeva la sua missione e parlava nelle cerimonie di culto. Quindi Abacuc è un po' diverso dagli altri profeti. Nella seconda parte di questo incontro noi faremo una lezione su un testo famoso di Abacuc, che è diventato famoso
Ma è anche bello, è quasi molto moderno, Ava Cook. Prego questo Alessio su questo testo che, come dicevo all'inizio, viene ripreso da San Paolo nella lettera ai Romani, cominciando dal capitolo primo al versetto 17, c'è Paolo riporta una frase famosa di Abacuc, che poi mediteremo, vedremo, importante. Poi dopo Abacuc, su questa onda, San Paolo ci scrive 1, 2, 3, 4 capitoli che parla proprio su questo tema lanciato, proposto da Abacuc. Lettera ai Romani, diciamo che è un capolavoro di San Paolo. Io ve lo dico già in anticipo, io sarò in difficoltà enorme se ci arrivo con le lettere di Paolo, perché a me Paolo mi è un po' indigesto. Faccio un po' fatica a mandarlo giù, insomma, ecco, la sua teologia mi manda un po'. Però questo è il capolavoro, lettera ai Romani. Faccio una sintesi di questi primi profeti che ho presentato. Ed è una riflessione importante, quello che sto dicendo adesso sarà, almeno spero che sia una riflessione importante, per la comprensione e l'interpretazione della Bibbia. Torniamo poi al discorso di anno scorso, ma è importante. Se voi leggete o leggerete, avrete la pazienza o la fortuna di leggere questi profeti minori, vi accorgerete subito la diversità che c'è tra profeta e profeta. Anzi, non parlo neanche di diversità, si può parlare in certi casi di opposizione. Cioè, un profeta dice una cosa, l'altro profeta dice il contrario di quello di prima. E già questo io penso che, se qualcuno guarda con attenzione, già si sente in alto mare, spaesato dentro la Bibbia. Dice, ma come? Quello dice una cosa, il profeta, quest'altro dice il rovescio, ma com'è possibile? Ecco, io ve lo dico subito, avrete modo subito di sperimentare, non solo in questi profeti, ma in tutta la Bibbia, che molte volte ci sono delle diversità. Bene, come ci sono delle diversità, per esempio, sui volti di Dio nell'Antico Testamento. Se voi fate una lettura continua dell'Antico Testamento, voi troverete che il popolo ebraico, man mano che cammina, scopre lungo i secoli volti diversi di Dio. Volti di... E in parte l'abbiamo già visti. Quindi la domanda: in che modo può essere concepito il rapporto tra profeti tanto diversi all'interno della stessa società religiosa? La domanda che molte volte io mi sento dire anche dalla gente che legge, dice, ma insomma dammicene regolare, la Bibbia dice qua dice una cosa, qua dice una. La domanda semplice, no? Ma perché non hanno tolto queste diversità? Perché non hanno fatto i furbi? Non era più corretto eliminare queste differenze? Lo stesso discorso capiterà, per esempio, i testi della risurrezione di Gesù. Io avevo dato un'impresa, avevo portato, non so se l'avete preso, di Vincenzo Gargano. Vincenzo Gargano è un monaco canaldolese, un mio amico che ho conosciuto che sta a Roma, e
che ha scritto un libro proprio sui racconti della risurrezione, l'ha messo uno accanto all'altro e si vede subito nelle sue tesi che quattro testi sulla risurrezione, ma ci sono delle divergenze, delle diversità, talvolta delle cose contrarie. Io penso che la gente non si accorge, pensa che sia sempre la stessa cosa, ma se noi andiamo a fare uno studio esegetico, ci accorgeremo che abbiamo quattro interpretazioni, presentazioni della risurrezione diverse. E quante volte mi viene mandato, dice, ma insomma, perché non hanno pensato a una specie di uniformità del testo, dei testi biblici? E invece voi pensate che proprio questa diversità è un motivo per noi della autenticità della Bibbia. Allora, diamo alcune risposte a queste domande. Perché le differenze? I profeti non guardano al futuro e non si rivolgono agli uomini del futuro. Il profeta non è, come qualche volta noi pensiamo, un chiaro veggente che guarda oltre il futuro, ma il profeta è essenzialmente un uomo del suo tempo, che vive il suo tempo presente. E ci sta apposta proprio per aiutare la gente a leggere la storia, a guardare oltre la storia, a saper leggere dentro gli avvenimenti presenti, saper leggere la parola di Dio, le tracce di Dio, la volontà di Dio. Questo è il senso del profeta. Quindi il profeta si può definire uno ha l'intelligenza della storia. Ha l'intelligenza della storia, ma intelligenza non vuol dire sapienza o altre cose. Interligere, leggere tra le righe. Noi tra le righe vediamo bianco. Il profeta è colui che invece sa leggere e sa cogliere, oltre l'apparenza, sa cogliere il disegno di Dio, la storia. Guardate, questa è una funzione anche per noi importante. Oggi noi vediamo, per esempio, il mondo è come un tappeto rovesciato. Per noi la storia, quella che viviamo, è come il rovescio di un tappeto, la parte sotto di un tappeto. Se noi guardiamo questo tappeto, ci accorgiamo subito che c'è tutti i fili, e non si capisce niente, è tutto è caotico questo tappeto. Non riusciamo a vedere. Se invece lo giriamo, ci accorgiamo che dietro quei fili tutti così, invece c'è un bel disegno. C'è un bel disegno. Bene, i profeti sono così. Sono quelli che sono capaci di annunciare e di presentare quel bel disegno di Dio che noi non vediamo, perché noi vediamo soltanto i fili confusi della storia. È chiaro l'esempio? Noi come profeti siamo chiamati a far questo. Non a prevedere il futuro, ma aiutare la gente a vivere dentro la storia. E scoprire che questa storia non è una storia maledetta,
Ma dentro questa storia c'è un Dio che usa i nostri figli sporchi, scomposti, frammentati, gli stessi i nostri, per comporre il suo progetto d'amore. Per me questo è meraviglioso, insomma. Oggi c'è tanto bisogno di queste persone, non c'è bisogno dei politici. Oggi mancano i profeti. Ogni profeta viene inviato in un determinato momento storico. Quindi nessuna delle sue parole può avere un valore universale, perché la sua parola è precisa per quel momento, per quella situazione in cui lui vive insieme alla gente. Quindi ogni parola profetica, oltre che annunciare il progetto di Dio, ma in quanto parola umana, di una persona umana che sta dentro la storia umana, questa parola profetica ha anche i suoi limiti. Può anche essere ambigua, diciamo limitata. Va bene? E noi che molte volte viviamo in un contesto diverso oggi, molte volte ci accorgiamo del limite, della precarietà di queste parole profetiche del profeta. Il profeta non usa come il politico le parole se, ma, deve interpretare la situazione in una unica ottica, quella della volontà di Dio. Lui si fa la domanda e dice: io sto vivendo in questo momento, in questa situazione, qual è la volontà di Dio in questo momento, bello o brutto? Quindi è lui anche la funzione del profeta di stimolare questa ricerca della volontà di Dio. Per cui la propone, ma poi dice: ma volete voi allora obbedire alla volontà di Dio? Sì o no? Per cui i profeti non sono mai comodi. I profeti sono scomodi, rompi le scatole i profeti, perché ti costringono sempre a non evadere, a non fuggire, a non disertare la storia che stai vivendo. Ti richiamano, i profeti ti richiamano a vivere il tempo che vivi adesso, senza sognare né le fughe indietro né le illusioni in avanti. Per cui, naturalmente, la voce profetica, proprio perché ti richiama al presente, ha anche un suo spessore politico, perché poi si tratta di incidere su questa storia, rimettere a posto quei figli, dargli un senso a quei figli scomposti. Quindi ogni situazione deve essere interpretata alla luce della parola di Dio, secondo la sua volontà, nella fede, ma l'interpretazione non è lascia aperto a vari gradi di capacità, di consapevolezza, di apprendimento, di comprensione della realtà. Non è che tutti quanti sono tutti arrivano alla comprensione totale. E quindi il profeta
molte volte si adeguano a questa capacità di comprensione della storia e quindi si pongono anche su livelli diversi i profeti. C'è chi più è capace e c'è chi è di meno. Per esempio, come vi dicevo prima, Ardia, che aveva un atteggiamento molto nazionalistico, capite voi i limiti. Lui si pone a un livello, diciamo, limitato, abbastanza limitato rispetto ad altri profeti. Cioè la dimensione nazionalistica non gli permette di fare il profeta sul serio. Diventa degli occhiali troppo spesso, troppo colorati, per cui come quando noi mettiamo gli occhiali, se è verde, vedo verde, se è rosso, vedo rosso. E questo però è un limite. Quindi per noi e per loro c'era il rischio di intendere in modo unilaterale una visione profetica e quindi di trasformare in un tutto un enunciato, una rivelazione di un profeta che vive invece in un tempo preciso, in un momento preciso, in una situazione precisa. In altre parole, il rischio che noi abbiamo sempre nella Bibbia, ogni volta che leggiamo non solo i profeti, ma è quello di la tentazione di dare alle affermazioni profetiche, dargli un valore assoluto. Mentre invece ha un valore legato a quel tempo, a quella situazione, quella realtà. In altre parole, quello che mi diceva sempre un mio maestro di Bibbia, Salvatore Frigerio, monaco camaldolese, disse: noi corriamo il rischio di sempre dogmatizzare la parola di Dio. Dogmatizzare vuol dire assolutizzare. La parola di Dio, attenti, che mi viene espressa attraverso le parole degli uomini, dei profeti, perché la parola di Dio è eterna, ma noi abbiamo detto che la Bibbia è parola di Dio in parole umane, e queste parole umane che da una parte mi rivelano il progetto di Dio, la parola eterna di Dio, ma nello stesso tempo le parole dei profeti ne sono anche limitanti, perché ogni profeta scrive con la sua cultura, con i suoi limiti, con le sue manie, anche se lui, diciamo, è ispirato, ma non è una marionetta, e lui scrive come sa fare, pensa come riesce a farlo. Esdra e Nehemia, dove li mettiamo rispetto a Naum, e Giona, dove li mettiamo rispetto alla gestione di Ninive? Giona io l'ho detto da parte perché è un'altra cosa, te lo so che sei fissato con Giona, ma non so. No, voglio dire, Giona, il libro di Giona è stato scritto nel terzo, secondo secolo. Ninive è stata distrutta nel 612. Il che significa, vuol dire che il libro di Giona è del genere letterario favola. Ok. Chiudo? Bene. Invece Esdra e Nehemia rispetto a Naum. Nehemia rispetto a Naum? Io. Nei libri storici. Ah, questo è un po' storico. Cosa intendo quando assolutizzare la parola? Assolutizzare vuol dire come facciamo noi molte volte nella vita tutti i giorni, no? Noi prendiamo una parola anche da Bibbia, del profeta, c'è gente che è malata di malachia, no? Con la sua visione,
Dice, te gli parli di un altro figlio dell'uomo, che è quello presente nella figura di Gesù, dice, ama, Malachia dice così. Capito cosa vuol dire? Vuol dire fossilizzarsi, bloccare, dare un valore assoluto a quello che invece non è. La parola di Dio, dicevamo lo scorso, cresce con chi la legge. E il discorso è quello. Quindi, voglio dire, in situazioni nuove e inedite, lo stesso testo biblico produce sensi nuovi e inediti, che probabilmente sono diversi da quelli di un secolo fa, di un anno fa, di 50 anni fa o di 10 secoli fa. Chiaro? Quindi la parola di Dio non è morta, ma vive e opera nella storia per la potenza dello Spirito. E in situazioni nuove mi parla di cose nuove, mi dice altro. Ecco quando a dombatizzare vuol dire irrigidire. Va bene? Come se fosse mai una realtà morta. Noi non possiamo fare questo. Rischiamo di fare come gli scribi farisei. I nostri padri hanno detto. Poi Gesù dice, vi è stato detto. Ma io vi dico, occhio per occhio, vi è stato detto occhio per occhio, dente per dente. Dice, oh, quelle parole di Dio, chiaro, finito. Gesù, ma io vi dico, amate i vostri nemici, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per loro. Sentite l'opposizione, se voi leggete il capitolo di Gesù 23 di Matteo, è tremendo. È basato tutto sul ma. Vi è stato detto, ma io vi dico. E lì è evidente l'opposizione, la diversità. Allora qualcuno dice, ah no, io sto per la tradizione tradizionale, per la religione, voi altri cambiate tutto, cambiate. Quando si fa questi ragionamenti vuol dire che io ho dogmatizzato Dio. Ma sapete qual è il rischio quando si dogmatizza la parola di Dio? Dio stesso diventa un idolo. E gli idoli li uso al mio consumo. Questa è una tentazione presente oggi nella nostra comunità in una maniera eccezionale. Mi capita tanto spesso quando vado in giro per i gruppi sulla Bibbia, la gente molte volte va alla lunga, proprio spiazzata, non viene più, si ritira, anche qui è successo. Perché dice, ma come è stato detto? Così, la Bibbia scrive così e le citano, sono bravissimi a citarlo, come i testimoni di Geova. Però questo vuol dire dogmatizzare. Tenete sempre presente che noi, la Bibbia, la parola di Dio che è eterna, immutabile, è sempre quella, ma mi giunge a me attraverso parole umane. Per bocca di profeti che non sono sopra me, non sono, sono persone umane che sono condizionate dalla loro cultura, dal loro modo di vivere, dalla situazione in cui stanno.
Per cui per loro quella parola di Dio, per loro, adesso, in quel momento, significa questo. Ha sbagliato? No. Hanno colto questo, ma la parola di Dio è viva. Anche chi la legge. Eh? Anche chi la legge. Anche chi la legge, per cui questa capacità di trovare è continua. Per esempio, ci sono dei biblisti, per esempio, che molte volte a me mi fanno un po' anche un po' rabbia, faccio fatica a leggerli, perché sono molto impegnati a trovare il senso originale del testo. E va bene, l'esegesi serve a questo, ed è importante, anche perché le nostre traduzioni molte volte sono dei tradimenti, non si capisce, quindi è importante questo lavoro che può sembrare anche arido, il senso originale del testo, ma non basta per noi oggi, è necessario anche da parte nostra avere la capacità di trovare la produzione del senso della parola. Quindi è importante vedere non soltanto il senso originale della parola, ma vedere la produzione di senso della parola stessa. Che il senso che originariamente ha detto una cosa, ma che per me oggi la stessa parola ha un'altra voce. No, questo lo dico semplicemente per aiutare anche voi, no, a non smarrirvi. Se in una lettura anche personale vi viene di trovare dei testi, no, dei profeti, che se voi avete un minimo di attenzione, vi accorgete che non sono compatibili molte volte tra di loro. Qualche volta si integrano, c'è un cammino, ma altre volte sono anche diversi. Noi dobbiamo sempre leggere la Bibbia in dinamica, ma mai statica. Mi fermo qui che già mi sono mangiato troppo. Dopo adesso, fra qualche minuto, facciamo questa lettura del testo di Abacuc.